Si vede? Sì, perfetto. Bene, ragazzi, qui dite c'è sabato e quindi è un nuovo vlog. Allora, due cose che non sono vere: una che non si vede perché è buio, e due che non è sabato perché è venerdì. Allora, è venerdì, sto facendo il video quindi di sera, ho una barba incredibile. Vabbè, ho anche i baffi. Vabbè, comunque è venerdì sera, sto facendo ora il vlog in modo tale da domani, da per un sabato, uno solo nella mia vita, non arrivare in ritardo a un qualcosa, in modo tale ora faccio il vlog prima, così che almeno domani posso uscire in orario. Anche, no, scherzo, almeno se faccio il vlog adesso posso caricarlo nella notte, posso farlo durare quanto voglio. Mentre se faccio il vlog il sabato alle 2, devo farlo durare pochissimo, se non viene caricato alle 9 di sera ed è un po' inutile. Quindi, eccolo qui. Allora, comunque non lo voglio far durare troppo, comunque. Quindi, allora, abbassiamo il volume della TV e incominciamo a spiegare le cose. Allora, intanto, cosa importantissima, ragazzi. In descrizione avete, oltre al link al secondo canale, oltre al link alle fanpage, avete tutti, e con tanto di link, i let's play fatti, finiti e non, in corso e completati. Tutti i let's play che potete trovare sul canale li trovate in descrizione, per quelli nuovi lo dico. Quindi se avete voglia, se vi dite, questo qui potrei anche seguirlo, questo youtuber, avrà fatto a Oni, guardate in descrizione, vedete se c'è e cliccate. Accanto a ogni let's play c'è il link della playlist dove ho fatto il let's play, quindi ogni gioco che vi serve andate qua in descrizione, leggete l'elenco e vedrete tutti i giochi che ho fatto. Questa è una nota che vi volevo dare importante. Metterò questa descrizione scusate, questa lista nella descrizione di, non lo so se ogni video o ogni vlog, potrei anche farlo di ogni video tanto, e così potete sapere subito in maniera molto anche comoda e completa tutti i giochi che ci sono sul canale. Ora, passando al canale vero e proprio, poi devo dire una cosa riguardo al Romix di cui mi ero scordato, ma è molto molto importante, molto importante. Vabbè, intanto il reportage arriverà, tranquilli, ma non è quello il punto. Allora, il punto è che, allora, niente, come video di questa settimana, facciamolo in breve questa cosa, niente, sono stati caricati BioShock, The Walking Dead, e basta, alternati ovviamente, mentre sul secondo canale, Dida, Genoveffa e Cloridea, ha incominciato Course Party mentre io ho incominciato la serie di Trials Fusion. Quindi, se volete vedermi giocare a Trials Fusion o volete vedere il let's play di Course Party, sempre il link in descrizione, andate sul secondo canale. Poi, ok, quindi queste news sono finite. Ora siamo arrivati a 83.836 iscritti. Grazie di cuore, tra poco siamo a 84.000. E su Josy invece siamo arrivati a 7.383. Quindi grazie di cuore davvero a tutti per il vostro supporto. Ora, quella cosa importante che vi dovevo dire cos'è? È questa. A Romix era successa una cosa, ovvero all'inizio mi stavate aspettando tutti dall'entrata perché sono arrivato in ritardo perché erano tardati i treni, no? Quindi io sono arrivato in ritardo e mi stavate aspettando tutti dall'entrata, tipo questo quando cazzo arriva, queste cose qua. Poi sono arrivato e mi stavate già vedendo, mi avevano già visto i fan mentre facevo il biglietto, hanno cominciato a urlare, a fare video così. Io anche urlavo, saltavo e salutavo. Poi quando ho attraversato la cosa per fare i biglietti, è successo il casino, cioè tutti i fan in massa si sono buttati su di me, mi hanno trascinato via e Didda è rimasta, diciamo, un po' più staccata, no? È rimasta a parte. Poi i fan hanno continuato a far casino, abbiamo, tra virgolette, bloccato l'entrata perché comunque non ci riuscivamo più a muovere, eravate tantissimi e abbiamo, tra appunto, bloccato l'entrata. E poi è arrivata una guardia della sicurezza che si è permessa di, vabbè, magari arrabbiarsi, sì, arrabbiarsi con me, però arrabbiarsi perché abbiamo bloccato l'entrata ci poteva anche stare, no? Ma si è permessa di andare a prendersela con la mia ragazza, che non c'entrava un cazzo, che era anche in disparte perché i fan mi avevano letteralmente come un fiume trascinato via, letteralmente. E quindi io ero a parte, non potevo vedere come stava né cosa stava facendo. Ho chiesto a qualcuno dove era finita la mia ragazza e hanno detto tranquillo, tranquillo, è con Gabri. Quindi ero tranquillo. In verità forse appunto era un po' più staccata. Questo
e mi verrebbe da insultarlo, ma in video io sono corretto e io non vado a insultare la gente così, vorrei avercelo faccia a faccia, non come questo qua invece, e si vede che non ha il coraggio. E è andato, questo qui è andato dalla mia ragazza e si è permesso di attaccarla, verbalmente, ovvio, perché se lo faceva fisicamente allora non ero qui a parlare adesso. E appunto si è permesso di attaccarla verbalmente. Io non sapevo niente di tutto questo perché io ero a fanculo, trascinato via dai fan. Quindi, e questo qua si stava sempre più scaldando e ci stava andando sempre più pesante con la mia ragazza. Volevo quindi con questo discorso cosa fare? Non raccontare questo fatto a caso, ma volevo ringraziare una persona, ovvero il padre di uno di voi iscritti, quello che si fa chiamare la sedia, diciamo, perché è un ragazzo simpaticissimo e ogni volta fa tipo fai autografi usandomi come sedia, ma ovviamente in modo scherzoso. E davvero siete uno più simpatico dell'altro. E appunto, parlando di questo ragazzo qua, voglio ringraziare il padre di questo ragazzo perché è intervenuto a difendere la mia ragazza, facendo andare questo bravissimo, per non dire cose brutte perché io sono una persona corretta. Questo io sono una persona corretta. Facendo andare questo bravissimo ragazzo via, facendolo calmare. Quindi ringrazio il padre di questa persona perché è andato a difendere appunto la mia ragazza. Sono anche contento per questa guardia della sicurezza perché appunto è stata ripresa, cioè perché se ne è accorto il padre di questo ragazzo e no, non me ne sono accorto io. Quindi sono molto contento per lui perché sarebbe finita in un altro modo. Ora, passando ad altro. Chiuso argomento, volevo dirlo, volevo ringraziare pubblicamente il padre di questa persona perché era per me questa una cosa importantissima, una cosa graditissima quella che ha fatto, lo ringrazio ancora adesso mille, 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 mille volte. Io ovviamente appunto non ne sapevo nulla, mi è stato raccontato giorni dopo, perché quando poi è tornato a questo argomento, perché io ero appunto veramente a fanculo, sommerso dai fan e non riuscivo a vedermi neanche il naso perché ce l'avevo ovunque, quindi non ho potuto fare nulla. Comunque, grazie ancora, chiudiamo qua questo argomento. Allora, passando ad altro, ragazzi. Vediamo, parlando della fanpage, sulla fanpage è accaduta una cosa, ovvero ho messo una foto, non la foto di me di Ida, no, parlo della foto, dello screenshot che ho caricato oggi, che è venerdì, e dove ci sono 4 video di Dark Souls 2 pronti a caricare. Quindi ragazzi, tra poco, come avete potuto capire, già la foto piace a 406 persone, cosa che mi gasa molto perché i mi piace ai post di solito sono 100-130 massimo, tranne che alle foto, tipo la foto con Did è a 1200 pollici in su e questa qui appunto ora è a 406, quindi cosa che mi piace molto questa cosa. Arriverà quindi Dark Souls 2. Io lo sto giocando e è Dark Souls, non c'è niente da dire. È Dark Souls. Io, cioè, proprio volevo giocarlo tantissimo con la volontà di capire, ma è davvero così difficile come dicono? È davvero così impossibile come vedo? Io ho visto Dark Souls 1 giocato da 1000 persone, Yotobi, più di Pai, ma da Yotobi mi sono guardato il let's play completo e fatto fa morire quel ragazzo. Ho detto, ma è davvero così difficile come sembra? Perché a parte che ok, magari ti tolgono tanto quando ti colpiscono, ma poi è davvero così difficile muoversi, andare in giro? Sì, sì, l'ho scoperto ora, mio malgrado, e ne vedrete delle belle, il commentary sarà un delirio. Io dalla parte 4 in poi incomincio a incazzarmi pesantemente. Le prime tre parti sono abbastanza tranquillo, anche perché è il tutorial, quindi. No, vabbè, scherzo, il tutorial è un pezzo della prima parte, credo. Vabbè, questo qui mi arriverà da Dark Souls 2. Poi un'altra cosa, su Facebook siamo anche arrivati a quantità di pollici in su, intendo quantità di fan 18.872. Non ne parlo mai della fanpage, ora ne parlo. Grazie mille, davvero, grazie mille. E poi, per quanto riguarda un video di FAQ, allora io direi di andare a prendere ancora due FAQ, giusto così, così, per rispondere a altre due domande, per
Così riempire altri due, per riempire altri 2 minuti, perché come news le cose le ho dette. C'è una news ancora molto molto importante, ma devo aspettare ancora un po' per dirvela e poi vedrete perché. Vi spiegherò perché. Ma è una news molto importante e molto grossa. Questa credo sia fra tutte, credo sia una delle news più grosse che io, più grosse che io abbia mai detto nella storia del canale. Quindi aspettatela. Poi, perché è proprio un salto di qualità. Poi, quindi andiamo a prendere due domande sul canale di sulla fanpage di The Josie Show, che è appunto dove ci sono messe anche molte domande per il FAQ. Esempio, FAQ. Perdite Did, ma quanti anni voi, ma quanti anni avete? Allora, io ne ho 18, lei ne ha 21. 2. Did, quali sono i vostri veri nomi? Ve lo chiedo solo perché sono curioso e non voglio fare cose cattive. Grazie. Mi sarei incagato. No, va bene, in effetti c'è gente che ci fa, che magari poi invia richieste di amicizia e queste cose qui. Quindi grazie per essere stato sincero. E il mio non so se dirlo, in effetti neanche il suo, basta, passiamo alla prossima domanda. No, più che altro per le richieste di amicizia che poi arrivano a bomba, non per altro, perché poi non è che è un segreto di stato. Dida, se volete, se potete fare PVS su Josie. Ma non mi era mai venuto in mente, sinceramente, di farlo su Josie. Nel caso si può fare, certo. Che programmi seguite adesso? Io non guardo la TV, quindi non seguo programmi, seguo serie TV e seguo principalmente solo The Vampire Diaries. 5. Dido, ma tu vorresti sposare Simona? Ovvio. Poi, Facu. Cioè, rido perché domande ovvie. No, vabbè, scherzo, parlando seriamente, sì, certo. Facu, poi. Un altro, già, quello era Riccardo. Riccardo, non so dire i cognomi perché comunque privacy, e poi cognome, non lo dico, appunto un altro, Giacomo ci chiede, Jordi, ecco, boom, il nome, quindi è abbastanza conosciuto. Quali altre serie pensi di iniziare nel canale di gaming? Io ti consiglio Goat Simulator, siete dei grandi, continuate così. Goat Simulator non credo di farlo perché lo hanno già fatto 77.000 persone al giorno, credo però di poter incominciare appunto Dark Souls, come appunto ho spiegato prima. Poi voglio un altro FAQ. Ne voglio un altro. Domande, domande, domande. Perché ho perso il posto con le domande. Non trovo le domande. Va bene, perché lì ce ne hanno scritte solamente due. Basta domande, a quanto pare, ragazzi. Ma perché non trovo più il posto con le domande? Uffa, scusate. Non le trovo. Oh, eccolo. Ah no. Basta. No, non lo riesco a trovare. Va bene, scusate ragazzi, non riesco a trovare il posto dove abbiamo chiesto di farci le domande. Ah, eccolo! Oh, finalmente. Adesso che il video. Vabbè, facciamone ancora due. Facque, quando siete nati, entrambi a ottobre, quindi entrambi segno della bilancia. Facque, nel vostro intimo c'è Cilli. Facque, come vi siete conosciuti a Romix di aprile 2013? Facque, questo è un commento a un cane? Alessandro, questa domanda è interessante. Per me è un okapi, poi fate voi. Poi, Facque, mi saluti nel Facque, un saluto a Marco, vabbè, dovrò dire il cognome a quanto pare perché se no non si capisce, un saluto a Marco Castronovo che ha chiesto un saluto nel Facque. Va bene, ci vediamo perciò nel prossimo vlog, lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage e iscrivetevi su YouTube. Grazie per l'attenzione. Ciao!